Ben ritrovati cari amici di Chiaretondo, ci troviamo nella zona di San Zeno insieme alla signora Silvia nel suo ristorante, ristorante e pizzeria La Torretta, giusto Silvia? Bene, allora oggi la Silvia ci propone una delle tante ricette che potete trovare qui all'interno del loro ristorante, che è aperto tutti i giorni, lo ricordiamo naturalmente, a pranzo ma anche a cena, il giovedì, il venerdì e il sabato e soprattutto la domenica su prenotazione per le vostre cerimonie o i vostri ricevimenti. Quindi venite a gustarvi la vera cucina tipica toscana, insomma, con tanti piatti gustosi, prelibati e naturalmente tipici toscani e anche la pizza, giusto? E anche la pizza. Quindi oggi Silvia ci propone uno dei suoi piatti che è la vellutata ai funghi, ai funghi porcini, giusto? Abbiamo scelto questa ricetta perché è stagione dei funghi e quindi proponiamo questa ricetta. Allora Silvia, facci vedere la preparazione e gli ingredienti che usi. Allora, facciamo una dose per una famiglia e così risulta molto più facile. Sì. Allora, abbiamo sbucciato una patata, l'abbiamo tagliata a cubetti, circa per una famiglia, per quattro persone sbucciamo tre patate. Ok. Mettiamo nel tegame. Sì. Vedete? Il tegame, ecco, facciamo vedere così almeno. Assieme a dei cipollotti bianchi. E li mettiamo tutti insieme Nel tegame. Benissimo. Prendiamo l'olio e li mettiamo tutti insieme nella pentola e un po' di sale, giusto? Un po' di sale, sì. Ok. Allora, facciamo soffriggere bene sia la patata che la cipolla. E già c'è un profumino che è tutto un dire. Deve un po' soffriggere. Certo. E dobbiamo avere preparato prima del brodo, brodo classico, brodo vegetale o di carne. Benissimo. Per fare in modo che la patata cuocia saporita. Aggiungiamo sì, adesso il brodo, sì. In maniera che venga ricoperto tutti gli ingredienti, la patata e la cipolla, e cuociamo per circa 20 minuti. Come vedete, cari ragazzi, ho già due bei porcini, diciamo, nel piatto perché devono essere messi nella pentola perché la patata è quasi cotta, giusto? Quindi Silvia, prendi un pezzetto di fungo porcino e mettilo, anche aggiungilo. A pezzettoni, non c'è problema perché tanto dopo va mixato. Oddio. Quando, diciamo, è tutto cotto, quindi il fungo insieme alle cipolle, la patata, sale e un pochino di olio, avremo la nostra vellutata che ora vi faremo vedere. Diciamo quanto ci vuole più o meno la cottura? Circa 20 minuti. Noi cari amici abbiamo già per magia la nostra vellutata pronta, anzi quasi pronta, perché la nostra Silvia deve aggiungerci un tocco di panna e finire giusto di frullarla e poi andremo insieme ad impiattarla. Vedete? Dalla cucina con Silvia ci siamo spostati nella sala principale dove praticamente vi accolgono tutti i giorni, anzi tutti i giorni a pranzo e la sera, il giovedì, il venerdì e il sabato qui al ristorante Pizzeria La Torretta, località San Zeno. Ma ora dovete guardare con me e Silvia la nostra vellutata che la dobbiamo decorare, giusto Silvia? Perché non è mica finita dobbiamo qua. Dobbiamo finire il piatto. Allora, che cosa aggiungiamo? Allora, alla nostra vellutata aggiungiamo dei crostini di pane dorati. Vedete la vellutata precedentemente mixata, l'abbiamo messa nel coccino, diciamo, come è tipico toscano mettere le cose, insomma, proprio più buone, più calde nel coccio, e va aggiunto giusto del pane. Del pane tostato, poi abbiamo saltato dei pezzettini di funghi porcini. Benissimo. Beh, certo, dobbiamo mettere anche il porcino fresco sopra. Fresco, per poi finire con del prezzemolo fresco. Ecco, questa è una delle tante rifiniture che si può fare giusto nella vellutata di porcini. Poi naturalmente di idee e di ingredienti per rifinirla ce ne sono tanti. Io penso questo sia il migliore perché le dà anche il profumo del fungo fresco del porcino messo sopra la vellutata. Allora Silvia, io ti ringrazio, sei stata molto gentile. Ci rivedremo la prossima volta per altre puntate, giusto? Altre ricette. Voi non dovete solo guardarla, dovete venire anche ad assaggiarla qui, località San Zeno, ristorante pizzeria La Torretta, insieme a Silvia e a tutto il suo staff. Alla prossima e grazie.